56 avanti Cristo. Cesare si trova inaspettatamente a fronteggiare i Veneti che, a capo di una coalizione di popolazioni della Gallia nord-occidentale, stanno mettendo a dura prova la solidità del dominio romano in questa zona. Pur avendo espugnato molte città nemiche, Cesare, nel capitolo 14 del terzo libro del De Bello Gallico, ammette che la strategia del confronto a terra, in cui i romani sono nettamente superiori, non ha funzionato. La conquista delle città nemiche non ha domato la forza dei Veneti e dei loro alleati. Egli decide allora di prepararsi alla battaglia navale. Sarà questa infatti che deciderà le sorti della guerra. Ma c'è un piccolo problema. Le navi nemiche sono difficilmente espugnabili perché alcune differenze strutturali, l'altezza, la grande solidità, la capacità di resistere alle burrasche e le carene più piatte, impediscono ai romani di ricorrere alle armi tradizionali come il rostro e lo sperone. Nell'episodio che vedremo abbiamo immaginato, ispirandoci ai capitoli 14 e 15 del terzo libro del De Bello Gallico, che Cesare e Labieno studino la strategia migliore per vincere la battaglia decisiva contro i Veneti e i loro alleati. Labieno riferisce a Cesare che 220 navi nemiche sono schierate davanti alla flotta romana. Cesar, ducente viginti naves venetorum, 220 navi dei Veneti, paratissime, completamente allestite, atque omni genere armorum, ornatissime e fornite di ogni genere di armi, ex portu profecte, partite dal porto, nostris adverse consistunt, sono schierate, consistunt, davanti alle nostre. Le navi dei Veneti sono una minaccia seria che Cesare non ignora affatto. Egli dice infatti, aud hoc ignoro. Questo lo so, non lo ignoro. Labiene o Labieno. Rostro noceri non possunt. Non si possono danneggiare noceri con il rostro. Turribus autem excitatis, tamen as altitudo puppium ex barbaris navibus superat. Pur avendo innalzato le torri, turribus excitatis, tamen, tuttavia, altitudo puppium, l'altezza delle poppe ex barbaris navibus, dalle navi letteralmente, quindi delle navi dei barbari, barbare, superat as, supera queste, cioè le torri.